e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo video di una serie di video dedicati al matrimonio, perché nel caso vi foste persi l'annuncio del nostro fidanzamento lo scorso dicembre, ci sposiamo. Perché abbiamo deciso di fare questa serie di video? In realtà noi abbiamo molto sottovalutato il matrimonio. Parecchio. Davvero tanto. Perché c'era un sacco di tempo, perché non sapevamo bene che cosa aspettarci con le nuove direttive del Covid, quindi era, ma ci sposeremo un po', non lo so, vediamo come evolve la situazione. E poi invece hanno confermato la possibilità di fare di nuovo i matrimoni. E quindi ci siamo ritrovati a dover fare tantissime cose in pochissimo tempo. E anche adesso stiamo registrando questo video, mancano circa 2 settimane e non abbiamo ancora finito di fare tutto. Quindi abbiamo pensato, ma perché non fare una serie di video dedicati appunto a tutte le varie cose che compongono un matrimonio, proprio dell'organizzazione del matrimonio, magari per aiutarvi, per capire la mole di impegni, per non fare i nostri stessi errori. Avete presente quando ci sono quelle liste che trovate su internet delle cose da fare al matrimonio? Che noi spensierati ridevamo quando dicevamo, oh, qua dicono addirittura di prenotare questa cosa un anno prima, ma davvero? Sì, bisogna farlo, quindi fatelo. Proprio per colpa del fatto che abbiamo fortemente sottovalutato gli impegni che comporta un matrimonio, ho iniziato a fare degli incubi terrificanti sul fatto che il catering si presentava con la roba dentro le stagnole, tipo mensa delle elementari. Vorrei dire che comunque alle elementari avevamo i piatti e le posate di plastica, quindi addirittura peggio. In realtà da noi aveva chiuso la mensa e quindi ci portavano i pasti dentro queste stagnole ed era terribile. Davvero? Terribile, terribile. A proposito di incubi, visto che so cosa è successo dopo che l'emergenza Covid è un pochino rientrata, cioè che avete iniziato a ricevere milioni di inviti a tutti i matrimoni che erano stati rimandati nell'anno in cui siamo stati chiusi a casa, so perfettamente che qualcuno di voi potrebbe non poterne più di ingurgitare impossibili quantità di cibo, di aprire mutui per pagare i regali di nozze, quindi vi avverto. Nelle prossime settimane potremo essere un pochino monotoni e parlarvi un pochino tanto del nostro matrimonio. Tornate dopo il 23 quando torneremo alla nostra normale programmazione. Amore, mi sa che dopo il 23, se tutto va bene, andiamo in viaggio di nozze, quindi poi magari facciamo il vlog della mia vita. Questo loro non lo sanno. Non so se il titolo definitivo di questa serie sarà The Wedding Diary. Mi piace. Noi ancora non lo sappiamo. Nel caso The Vampire Diaries. Esattamente. Quindi se è stato questo il titolo del video, abbiamo scelto questo titolo. Comunque andremo appunto a raccontarvi diversi aspetti del matrimonio. Quindi vi parleremo della scelta dei vestiti, sia da sposa che per lo sposo. Vi parlerò del make-up e dei capelli. Parleremo del catering, che è una cosa importantissima, cioè il nostro obiettivo era far mangiare molto bene i nostri invitati, e della location, cosa di cui poi parleremo in questo video. La scelta della location è molto 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 difficile, perché ci sono due grandi problemi. Il primo, decidere dove fare il rito. Ora, nel nostro caso, noi non ci sposeremo in chiesa perché non siamo credenti, quindi noi volevamo fare un rito civile e poi andare a fare il rinfresco da qualche parte. Quindi, quando volete sposarvi con un rito civile, bisogna andare alla ricerca di due posti, quindi una sala in cui fare il rito, dove andare a fare le firme, e poi un altro posto dove fare il rinfresco. E ci sono un sacco di cose che potrebbero andare storte in questa ricerca. Soprattutto bisogna fare attenzione a trovare il luogo per il rinfresco che sia abbastanza vicino al luogo A, per evitare di dover obbligare i vostri invitati a, non so, attraversare. Quindi in realtà noi abbiamo cercato di trovare una soluzione che eliminasse completamente questo problema, ovvero volevamo trovare un posto in cui potevamo fare sia il rito civile che poi fare il rinfresco, in modo che così gli ospiti non dovessero fare più di 5 metri. Visto che ci sembrava leggermente crudele convincere la nostra famiglia e i nostri amici a spostarsi da Roma a Maratea, dove ora viviamo, abbiamo deciso di spostarci noi e quindi di tornare a Roma, dove per fortuna abbiamo trovato la location perfetta. Al primo colpo. Ciao Fiore, dove siamo? Siamo appena arrivati alla location e non so perché abbiamo già la mascherina, siamo ancora in macchina, non c'è nessuno. Questa è la location, faremo il nostro matrimonio dentro una mini. Oh, avevo perso le chiavi. Questo è il look che sfoggerai durante il matrimonio? No, è il look della location. Ti sposi in arancione? Ah, per guardare la location c'è un look. Con le scarpe da ginnastica però. Che io ti ho consigliato di usare anche al matrimonio. È vero. Sono bianche. Potrebbe succedere effettivamente. Questa è la danza
Da location. Danza da location, mm-hmm. Con il vestito da location. Esattamente. Aspetta, tipo adesso arriviamo e scopriamo che non è questo il posto. Pensa, se arriviamo e scopriamo che sono dei cannibali. Plot twist. Questo è l'ingresso. Sei straordinariamente intinta con il cancello e con i mattoni. Come abbiamo fatto a trovare questo posto? Allora, io e i miei fratelli siamo stati portati a casa di questo signore perché c'era la guerra. Abbiamo aperto l'armadio e ha scoperto una porta che portava in un magico mondo che si chiamava Appia Pignatelli. Questa è la vera storia al 100% di come abbiamo trovato questo posto. Non credo. Comunque si conferma, ma... è tua madre. Scusa, la cosa privata. Ma si vede che ho il braccio gonfio del vaccino? No. No. Potresti dire di essere una Novax, potresti passare per una Novax, potresti infiltrarti. Oh, figo la campanella. Ma prima di mostrarvi la location strepitosa che abbiamo trovato, di cui ci siamo innamorati nell'esatto istante in cui l'abbiamo vista. Anche già proprio quando l'abbiamo vista in foto, eravamo già innamorati. Prima di farvela vedere, e per aumentare anche un pochino la suspense, dobbiamo parlare di... Bomboniere! Bomboniere? Bomboniere, ma di bomboniere belle, non bomboniere brutte. Ok, esistono bomboniere belle, quindi... Allora, possono esistere delle bomboniere belle. Io e Michele ci siamo messi a cercare su internet bomboniere. È stato un grave errore. Io non so se Michele riuscirà mai più a riprendersi adesso. Dato che io e Michele eravamo profondamente contrari di regalare ai nostri invitati l'ennesimo soprammobile, l'affarino di coccio. Tra l'altro l'ennesima cosa che sarebbe finita in fondo a un cestino, perché vi avverto, ho buttato tutte le bomboniere che mi avete regalato. Quindi avevamo un'unica missione per le bomboniere, volevamo regalare qualcosa che fosse anche utile, che avesse un senso. Quindi avevo pensato che Tridom fosse assolutamente perfetto. Tra l'altro io ho già collaborato con Tridom e sono una felicissima proprietaria di 4 alberi di cacao. E quindi avevo pensato che fosse davvero molto carino, ma soprattutto anche utile regalare un albero a ogni singolo nostro invitato e creare una nostra foresta. Ora, se non conoscete Tridom, vi raccontiamo un attimo meglio che cos'è Tridom. Tridom è il primo sito che permette di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuiranno a realizzare. Dalla sua fondazione a Firenze sono stati piantati più di 2 milioni di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Tridom fa parte dal 2014 della Certified B Corporation, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. Come vi ho anticipato prima, ogni albero che viene piantato da Tridom ha la propria pagina online e questa secondo me è una cosa veramente carinissima. Viene geolocalizzato e poi fotografato e può essere custodito oppure regalato virtualmente ad altri, come cosa che noi faremo con i nostri invitati. Quindi sicuramente regalare un albero come bomboniera è un pochino meglio di regalare una cosa che finisce in fondo alla pattumiera. Non solo, ma puoi riposare sotto la sua ombra, puoi mangiare i suoi frutti, produce ossigeno per l'atmosfera. Direi che è decisamente la scelta migliore. Quindi nel momento in cui avevamo scelto Tridom, abbiamo organizzato una call con i ragazzi di Tridom che ci hanno raccontato quali erano le opzioni tra cui potevamo scegliere. Le 3 opzioni per creare la nostra bomboniera con Tridom. Esattamente. Abbiamo scelto fra le pergamene, la green bag e il tree love. Allora, io devo dire che ero molto tentato dal tree love. Era proprio, secondo me era la cosa più carina in assoluto. Però c'è anche da dire che noi volevamo dare i confetti. Esatto. Quindi abbiamo scelto le green bag. Tridom ci invierà per ogni invitato un cartoncino con un QR code insieme a una green bag vuota che noi poi andremo a riempire. In realtà faremo una cosa un po' self service, cioè ogni green bag avrà il QR code dell'albero, sarà accanto in un tavolo in cui ci sarà un bel cesto pieno di confetti con un cartello in cui è scritto tipo riempiti la tua green bag. Quindi come funziona questo QR code? Come tutti quanti i QR code, ogni volta verrà sparaflesciato il QR code, porterà alla nostra foresta e all'albero che abbiamo regalato all'invitato. Una volta che abbiamo scelto le bomboniere, abbiamo poi creato la nostra foresta, la foresta... Malleone. Malleone. Siamo giusto un megalomani.
Giusto un po'. La nostra foresta può essere visitata online, abbiamo la nostra pagina, c'è la nostra descrizione, e uno dei motivi per cui abbiamo scelto Tridom è che noi abbiamo un grandissimo debito nei confronti degli alberi, perché siamo due avidi lettori, siamo due scrittori, quindi noi usiamo veramente tantissima carta. Quindi se anche voi siete alla ricerca comunque di un regalo o delle bomboniere, prendete ad avere in considerazione Tridom, noi siamo veramente molto contenti di come sono venute. Ok, vi abbiamo parlato abbastanza delle bomboniere, vi abbiamo tenuti abbastanza sulla corda, quindi torniamo a vedere la location. Eravamo talmente tanto in ansia ed emozionati ed eccitati nel vedere il posto dove probabilmente o dove sicuramente ci saremmo sposati, perché non avevamo mai preso in considerazione un altro posto, un piano B, zero. Che siamo arrivati decisamente in anticipo, siamo quel tipo di persone, noi siamo quelli che arrivano decisamente in anticipo, e abbiamo aspettato Jacopo, il proprietario di Oltre il Giardino, che doveva aprirci le porte per Narnia. Effettivamente sembra davvero molto Narnia. Possiamo pure giocare a calcetto con gli amici. Cioè, non che io giochi a calcetto, però sempre sognato avere degli amici con cui giocare a calcetto. Quella è una cosa molto figa invece da fare. Pensa che bello, io ho il vestito da sposa con tutti tipo gli strati di gonna e mi abbozzolo. Ora stiamo parlando col proprietario. Allora, ce lo dà questo posto per sposarci? Lei può rimanere pure steso là, non ci interessa. Lei può stare steso e ci dà solo il posto per sposarci. Sto facendo la pasta solo. E mentre chiacchieravamo con Jacopo, il proprietario del Tre Giardino, siamo stati raggiunti da Federica, che è un'amica di mia mamma che ci aiuterà a organizzare tutto, cioè si occuperà proprio dell'allestimento. Sto montando adesso il video e mi sono accorto che purtroppo tutta la parte che avevamo girato in cui parlavamo con Federica dell'allestimento ha un audio terribile, terribile nel senso che non si capisce niente, non si sente nulla. Quindi ho dovuto fare uno sforzo e ricostruire tutto con i sottotitoli. Spero di essere stato abbastanza fedele alla conversazione che c'è stata davvero tra Federica e Fiore. Ora, nel momento in cui eravamo tutti, ovvero sposo, sposa, madre della sposa, allestitrice, proprietario del posto, siamo andati effettivamente all'esplorazione, siamo andati a vedere Oltre il Giardino, cioè tutta la location, anche per capire dove fare una cosa e dove fare l'altra. E quindi durante il nostro sopralluogo abbiamo anche scelto il punto in cui avremmo fatto il nostro rito, perché come vi avevamo anticipato non siamo credenti, quindi vogliamo fare un rito civile, e ci sposerà mio fratello Giacomo Bevilacqua. Prevedo grandi cose. Io prevedo grandi lacrime, però non di commozione. Io sono sicura che mi farò la pia addosso probabilmente da ridere. Comunque ti avverto che non sarà l'unico a farti piangere, Giacomo, quel giorno, perché io sto scrivendo delle promesse. Spero che il tuo trucco sia waterproof. Penso che le riprese che faranno tutti i nostri parenti del nostro matrimonio entreranno dritto dritto nella tua rubrica. Fiore piange. Sì. Abbiamo deciso di sposarci quindi in quello che sembra una sorta di anfiteatro naturale e che abbiamo scoperto essere un'antica cava romana. È la location perfetta, sono emozionatissima. Direi che è bellissimo. È stupendo. Un posto meraviglioso in cui sposarsi. Stai raccontando? Sì, questa qua era una cava romana, cioè questa sorta di anfiteatro naturale che anche l'acustica è molto buona, c'è suonata dei Gilmore, dei Pink Floyd.
molto particolare qui comunque. È bellissimo. Che la musica qua può essere, dico giusto, sulla più antica le restrizioni che ci stanno, non si possono fare fuochi d'artificio, non penso ce ne sia. No. Non siamo tipi. Le lanterne cinesi non si possono fare. No, siamo contrari perché tra l'altro cioè, uccidono un sacco di animali perché poi certo. Si infiano altri, quindi anche ma lanterne. Ma anche danno fuoco quando hanno sugli alberi. Ecco, no, noi siamo contrari anche le lanterne. Perfetto. La musica può essere fatta all'interno, musica per ballare con DJ e tutto, all'esterno può essere una musica o con un gruppo oppure un lounge, un sottofondo musicale non da discoteca all'aperto. Va benissimo. Okay. A questo punto ci siamo ricordati che il nostro matrimonio è a settembre, verso fine settembre, e che quindi forse sarebbe stato il caso di prevedere un piano B, magari un piano B in cui non veniamo inzuppati dall'acqua. Questa invece è la location interna, madonna mia che bella! Ma ce lo meriteremo di sposarci qua? Cosa? Niente, dice, ma ce lo meriteremo di sposarci in un posto così bello? È bellissimo! È stupendo! Ma anche se piovesse non avrei così grandi problemi! Vedere fisicamente il posto ci ha tranquillizzato moltissimo e quindi dopo aver definito, scelto, bloccato, fermato, pagato la location ci siamo detti adesso il catering dovrà essere all'altezza della location. Infatti nel prossimo video vedrete cosa daremo da mangiare ai nostri ospiti. Quando abbiamo definito il budget la prima volta, noi ci siamo detti vogliamo risparmiare un po' su tutto, soprattutto sui nostri vestiti o altro, perché vogliamo concentrarci sul cibo, perché il cibo è l'unica cosa che quella gente si ricorda dei matrimoni. Cioè, tu esci da un matrimonio e dici, com'è stato? Oddio, ho mangiato malissimo, oddio, è pazzesco, ho mangiato benissimo. E quindi sapevamo dove sarebbe finito il nostro budget, nel catering. Quindi nel secondo episodio di Wedding Diaries vi racconteremo cosa abbiamo deciso di mangiare e far mangiare ai nostri invitati. Anche perché Michele sta continuando ad avere degli incubi sul fatto che non riesce a mangiare durante il matrimonio. Sì, è vero. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Quanto dai a questa location, Fiore? 10. 10? Due milioni di alberi.